Intanto esprimiamo un ringraziamento alla Procura di Napoli, alla DBA e alle forze di polizia, alla Polizia di Stato e ai ROS dei Carabinieri per un'operazione che ha raggiunto un altro obiettivo importante. C'è una confisca estremamente significativa, centro commerciale di molti milioni di euro, e ancora una volta si conferma che la forza del potere della mafia e delle mafie della camorra sta nel rapporto con la politica. Naturalmente questa è un'ennesima pagina triste per la politica italiana, per la politica campana, però grazie all'opera della magistratura e delle forze di polizia si svelano questi intrecci e sta a noi contribuire a romperli attraverso una politica davvero trasparente, improntata al principio della legalità, libera da qualunque potere, soprattutto dai poteri mafiosi, e dedita solo al bene dei cittadini, bene della comunità. Sicuramente ci sono dei segnali positivi da questo punto di vista, c'è una maggiore consapevolezza, siamo a Casal di Principe dove anche nel nome di Don Diana ha vinto un sindaco che sicuramente ispira la sua azione ai principi della buona politica.